Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Io sono Adrix, come sempre. Allora, alle mie spalle vedete che c'è il mio letto e ovviamente c'è una bella parete, bella grande, riverniciata da poco perché mi è arrivata la camera da letto, sarà da un mesetto, due più o meno. Finalmente ho la camera proprio matrimoniale, vera e propria. E però a me questa parete così liscia, senza niente, non mi garba, non mi piace perché è troppo vuota la stanza. Allora ho voluto, cioè mi è venuta l'idea di metterci un bel quadro, però voglio fare un piccolo effetto speciale. Quindi al mio 3 vedrete poi il quadro appeso. 1, 2, 3. Oh, eccolo qua, guardate un po' che bello. Come potete vedere, ragazzi, va a riprendere come fosse una grotta e all'esterno di questa grotta c'è il mare con una barca a vela al tramonto. Devo dire che è venuto molto bene e vi spiego anche come sono fatti questi quadri. Perché io ne ho già uno di là nell'entrata, è semplicemente una tela sopra a un telaio di legno, ci metti due chiodini e si può appendere, i chiodini non si vedono perché rimangono all'interno. Invece questo qua io spero che non venga giù perché sono fatti di compensato, è un foglio di compensato con il disegno appiccicato sopra. E vi vengono dati in dotazione praticamente dei piccoli tasselli di biadesivo, no? Sono già giusti, sono 20 pezzi di biadesivo perché vanno in ogni spigolo del quadretto, quindi sono 20 spigoli, quindi 20 quadretti. Il biadesivo sembra tenere abbastanza. Adesso io per sicurezza, perché non si sa mai, non vorrei che mentre dormo me ne arriva uno qua nella tempia, quindi andrò a spostare un po' il letto verso di qua, verso l'armadio, perché se capita che qualcuno si toglie, almeno scivola giù, non mi viene in testa, perché io non è che mi fido molto, però i chiodini fa proprio vedere che non vanno messi, anche perché, come potete vedere, sono pannelli lisci. Se io vado a mettere il chiodino, vado a rovinare il quadro, ovviamente. Quindi l'ho messo su con questo biadesivo qua. Sembra che tengano, ho provato, li ho schiacciati bene, ho provato a tirarli verso di me piano piano, sembra che tengano, speriamo che vadano. Comunque dai, ci sta, non è male. Adesso lo faccio vedere anche di fronte al letto, un attimino. E raga, non è male, a me piace. Poi ho preso questo perché vabbè, mi piace abbastanza il mare, ma anche se preferisco di più la montagna. Però vabbè, mi piaceva il disegno. E poi, se avete notato, i colori del quadro più o meno vanno a riprendere il colore della mia camera da letto, quindi si addice abbastanza, ok? Poi mi piaceva proprio questo stile qua. Pensavo che fosse un po' più grande, invece no, è piccolino ma ci sta. Sono riuscito anche a centrarlo abbastanza bene anche nel letto, quindi non è messo male. Poi ovviamente questi qua, come potete vedere, i pannelli sono distanziati almeno 2 cm l'un dall'altro, poi uno fa quello che vuole, li può tenere separati oppure si uniscono ed è la stessa cosa. Però la particolarità di questi quadri è che è proprio questa qua, che li tieni separati l'uno dall'altro, che fa più scena, è più bello da vedere. Comunque
Sono contento dell'acquisto. Quasi quasi vi metto qua sotto il link di questo prodotto, che se anche a voi vi interessa ve lo potete acquistare. Può essere, io l'ho messo in camera da letto, ve lo potete mettere in cucina, dove volete voi. Ovviamente non mi paga nessuno per mettere il link, è una cosa che mi va di fare, quindi ve lo consiglio perché è un bel quadretto. Io ovviamente adesso lo andrò a testare, spero che non mi arrivi veramente in testa. E adesso il letto comunque lo sposto un po' in là perché non si sa mai, come vi ho già detto. Boh, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, spero che mi lasciate un like, commentate qua sotto se volete e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao belli! Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, condividi e lascia un bel like.